Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Visto che oggi la telecamera fa le bizze, per evitare di perdere tempo come nel video precedente, faccio questa brevissima presentazione e poi ti porto direttamente all'interno dello studio del Superfoglio per vedere la seconda parte del 25esimo turno di campionato di Serie A. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci nuovamente all'interno del Superfoglio. Allora, nel video di ieri abbiamo analizzato fino ad Atalanta-Crotone, adesso ci andiamo a vedere la Roma contro la Fiorentina. Roma sconfitta dal Milan e Fiorentina sconfitta in extremis dall'Udinese. Quindi partita complicata un po' per entrambe. Anche dal punto di vista delle quote la troviamo abbastanza complicata in questo momento. Quote alte con quasi la Formula 4, non completamente perché c'è la X a 3,50. L'allibramento per ora è coerente, 6,17 su 5,70 non è un allibramento molto più alto. Dal comparatore quote vediamo però che diversi altri book stanno facendo crescere la quota della Roma. In questo momento la quota della Roma, tra l'altro il 2 è al 22%, quindi sarebbe anche non statistico. Purtroppo sono dati che non mi farebbero proprio puntare sulla vittoria della mia squadra del cuore, che al quinto posto ha parecchi punti in più della Fiorentina, 19. Però non in questo momento specifico, dopo il pareggio del Benevento, sconfitta col Milan, non se la passa magari emotivamente benissimo. Il caso Dzeko non mi sembra che sia ancora stato proprio assorbito, perché Borja Mayoral contro il Milan praticamente non ha toccato palla. Insomma, è un po' così. Fiorentina aveva vinto bene con lo Spezia, ma nelle ultime 5 raccoglie 3 sconfitte. Inter, e ok, ci può stare. Sampdoria, già ci può stare un pochino meno. Udinese, sicuramente una sconfitta che andava evitata. Quindi anche i viola hanno bisogno di fare punti. Vediamo da qualche altra parte dove possiamo trovare delle indicazioni. Il gol è alto, l'under over è equilibratissimo. Secondo me questa non finirà con molti gol, anche secondo il Superfoglio, perché in realtà la mette multi gol 1-4, che si tiene uno spettro un po' più ampio. Io spero in una X2, ma l'esito che mi sembra più probabile è che, visto che la partita è un po' complicata, cerco un esito facile, under 3.5. Derby di Genoa, che ci porta due squadre sicuramente in forma, perché la Samp, anche se ha perso contro l'Atalanta, comunque sta facendo un buon campionato, e il Genoa, da quando ha cambiato allenatore, comunque ha anche cambiato marcia. Perso, e ok, ci può stare con l'Inter, però ha ottenuto due buoni pareggi, due vittorie di cui una col Napoli. Insomma, è un Genoa sicuramente che si è ripreso rispetto all'inizio, che sembrava catastrofico. Differenza in classifica non elevatissima, solo 4 punti. Sampdoria, che viene da due sconfitte consecutive, però insomma, Lazio-Atalanta ci può anche stare. Quote molto alte. Derby non è mai facile studiarlo dal punto di vista numerico, perché vive sull'emotività. Il gol è alto a 1,70, e in questo momento si preferisce l'under over. Anche in questo caso andrei a fare una scelta un pochino più cautelata, magari mettendoci un multigol 1-3. Credo che sia plausibile aspettarci almeno un paio di gol, però non credo che si vada oltre i 3 sulla 1x2, essendo un derby. Anche lui, intendo il Superfoglio, trova difficile prendere una posizione chiara, ci mette un rischio x2, però insomma, sul
con queste quote, queste squadre in questo momento sulla 1x2 è veramente complicato. Multigol 1-3 dovrebbe tutelarci un po' da tutto. Il Milan, dopo aver purtroppo battuto la Roma, dovrà fare comunque i conti con, immagino, l'assenza di Ibrahimovic, perché sia per il fatto che partecipa a Sanremo, ma quello sarebbe stato il meno, insomma, per la gara ci sarebbe stato, ma per il piccolo infortunio che ha avuto. Troviamo in questo momento un punto di allibramento più alto, quindi questo Milan a 1,73 sembrerebbe un po' trappolone come indicazione. Tra l'altro, le sottofrequenze statistiche ci direbbero appunto che sicuramente l'esito più plausibile è l'1, ma il secondo esito non sarebbe la X, bensì il 2. Io adesso, con tutta la stima per l'Udinese, non riesco a immaginare un Udinese che va a vincere a Milano, nonostante venga da 3 vittorie nelle ultime 5. Quindi a 1,73 farei due scelte: o rischiare la vittoria del Milan, che ha una quota molto alta, quindi piuttosto buono, oppure magari una cautelata 1x. Visto che c'è la Formula 4 e visto che c'è questo rischio a 1-2, proverei a dare eventualmente, se proprio cerchiamo qualcosa di rischioso, una chance all'Udinese, quindi all'esito gol. Anche qui vediamo l'allibramento medio è più basso rispetto a quello che ci viene offerto. Vediamo un attimo l'under over. E invece qui è coerente, però in crescita. Allora, secondo me in questa partita un paio di gol ci saranno, ma non troppi. 1x multigol 2-4 potrebbe essere una scelta. E io quindi mi accendo al multigol 2-4, perché penso che rientri come configurazione. Udinese è sicuramente in un buon stato di forma, però insomma immaginarlo vincere a Milano è difficile. Benevento è la Sverona, partita piuttosto interessante, con quote piuttosto alte. Verona ha fermato la Juventus, Benevento sconfitto dal Napoli, però non ha fatto una partita particolarmente brillante, ma insomma, che vai a perdere a Napoli ci poteva stare. 3 pareggi, 2 sconfitte, quindi al Benevento servirebbe mettere qualche punto in più in cascina. Verona sempre molto molto concreta, molto molto attenta, in trasferta ha pareggiato parecchio, 5 volte. 5 volte il Benevento pareggia in casa, io qua forse azzarderei una X primo tempo. Se non la vogliamo mettere proprio al 90esimo, potrebbe essere una X primo tempo un esito rischioso da prendersi. Parma-Inter. Parma sono già 2 volte che va avanti 2-0 e si fa recuperare. L'Inter è molto molto bassa, 1,25 come offerta intendo. E in questo momento il libramento è un po' più alto, 5,70 dovrebbe essere, 6,48 ci viene proposto. Non vedo grosse chance per il Parma, sono veramente onesto nel definirlo. Per me è difficilissimo togliere punti in questo momento all'Inter. Quote basse, io purtroppo non avendo la sfera di cristallo qui, posso andare solo sulla vittoria dell'Inter. Non ci sono, tra quelli che abbiamo visto, dei numeri che farebbero pensare a una sorpresa da parte del Parma. Poi, se l'Inter non dovesse vincere, sicuramente potremmo andare a cercare qualsiasi miliardo di motivi, ma tra questi numeri che abbiamo visto qui non c'è. 63% di probabilità statistica, sì è vero, la quota è al 22%, quindi è non statistica, ma quando una quota è così bassa, anche che è non statistica, è veramente difficile
non prenderla come vincente. Eventualmente eliminiamo la partita, cioè non la giochiamo, al libramento un po' più alto, quota non statistica, non giocherei mai 1x, alle brutte proprio nell'indecisione, visto che la quota è bassa, eviterei il match. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo tra pochissimi giorni quando usciranno i nuovi video per la giornata numero 26. Se ti è piaciuto il video, come sempre, lascia un like. Ciao!